Buonasera buonasera e benvenuti in questa nuova puntata di de Girone dei Cinefili. Questa volta io a tema, con la webcam che non funziona, ma con il mostro di Roberto Benigni, grande <ride> slasher eh, dal tema. E questa volta con Nefasto, ma anche con la partecipazione straordinaria del TAC. Buonasera. è qui, più che altro in veste di esperto di Halloween, diciamo, proprio il. Um, il più grande conoscitore italiano di Halloween <ride> che, 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 che ci sia in questo paese. E... Allora sono sul... nel eh, posto sbagliato perché io pensavo che fosse su, sull'universo della Sony la live. No, ah, la ok. Noi, allora cambiamo al volo il tema e parliamo <ride> esatto. dell'universo della Sony. Esatto, il, il miglior universo cinematografico della storia. Il tac con la felpa di Morbius è una dichiarazione di intento. <ride> esatto. <ride> Assolutamente. Qui ha solo qualità, qualità, signore. Eh, vabbè, prima di iniziare a fare tutto, io direi che facciamo il marchettone Supremone con KoFi, che è sempre una piattaforma molto grande dove ci potete offrire un euro e eh, offrirci un caffè e andare a fanculo oppure. Eh, spendere i sacchi veri tipo 10 euro e comprare la maglietta che c'è Stefano o magliette anche molto più fighe con design incredibili che ci sono sul, su, sullo shop. Altrimenti iscrivetevi comunque con Prime Videos su, su Twitch, che è gratuito, e noi facciamo tutto se no fatemi un'offerta in privato che metto all'asta la felpa di Morbius eh, è una cosa importante questa mi raccomando eh, i soldi verranno devoluti alla Sony per comprare uh, delle persone competenti per fare i film <ride> <ride> eh, ok dopo le cazzate direi che possiamo anche e dopo il secchio molto importante che ci commenta Simone Possiamo iniziare molto bene, dato che penso che anche con Il secchio si inizierà questa sera. Perché ci sarà come primo tema. Proprio il nostro grande esperto che ci dirà la sua su Halloween Ends, uscito proprio da poco, e diciamo un parere generale su tutta questa nuova saga. Sequel reboot recazzo di Halloween. <ride> allora. Come direbbe qualcuno che conosciamo, Halloween Ends è una merda. Io però. Molto, molto alla, alla larga. Lo sì, direbbero molti. Io però sono molto più diplomatico, tendo sempre a difendere o perlomeno a provarci. Mm. Però in questo caso penso che semplicemente si tratti di un film sbagliato. Mm. Sbagliato. E come se il nostro direttore ci sta sentendo, ripeterò una cosa che a lui ho già detto. Io quando mi incazzo per come vanno certi film, non è che io volevo vedere un film, non, non mi aspettavo il film che mi ero fatto e quindi rimango deluso. Assolutamente no. Io dopo che vengo deluso penso, 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 penso e mi viene in mente una possibile trama. E riflettendoci anche con Fabrizio, che è un nostro collega, yeah, sì. lui è un appassionato della saga, sì, bravo, esatto, siamo arrivati alla conclusione che per come erano impostati, come, per come sono stati impostati i primi due, la trama del terzo era già scritta. Però hanno voluto fare qualcosa che io non... non, non quando ho rivisto il film perché l'ho anche rivisto per accompagnare Mas ma ma masochista un masochista un eroe un eroe sì perché la prima era l'anteprima poi dall'anno scorso quando uscì Halloween Kills che mi era piaciuto mm -hmm. mi piace tuttora e era piaciuto a mio fratello ci eravamo promessi che saremmo andati a vedere l'ultimo quindi l'ho anche ri rivisto partendo già cioè, sapendo già ho provato a, a non dico a, a farmi piacere delle cose perché è, è impossibile, mm. ma a, a capire quello che voleva fare il regista, ma non... I, I motivi per i quali c'erano certe scelte. Che, che non ci sono. Non so se a voi, mm. cioè, se, se posso parlare perlomeno dei primi due... Ah, No, sì, no, sì. Pa pa parla tranquillamente, in caso io per questo, qui solo per questo, metto il, il bannerone spoiler che ce l'abbiamo da qualche parte. Aspetta che lo cerco. Puntata, puntata spoiler, dai, ce lo mettiamo. Sulla, eh. Però, sì, tanto a noi non frega un cazzo, cioè, puoi spoilerare <ride> quello che vuoi. <ride> poi, eh. Benissimo, come mi avete detto nel, nel pre-live, voi da grandi appassionati di Halloween avete visto solo il primo con John Carpenter: eh sì, con, il primo di John Carpenter John Car... e, e, quelli e, di... Zombie. e quelli di, di zombie, zombie che non fanno parte di questa no. saga, ma dei quali potremo parlare tra un po'. Questa sì. nuova trilogia elimina tutti i film che ci sono stati prima, che ci sono stati prima sì. e riprende 40 anni dopo moda del, del momento sì. quello di Carpenter ok ora Lorenzo ti sento un po' bassino non so voi come sentite me io ti sento un po' bassino no, normale. Io, no, no io ti normale. sento normale al massimo strillerò io quando benissimo la cosa che mi consolava che mi rassicurava è che era una trilogia che avevano già in mente ovviamente volevano vedere come andava il primo il primo è andato bene pur non essendo un film perfetto, però al suo perché, non mm. non cercavo Carpenter. Ovviamente, perché mm. non lo dirige Carpenter. Non cercavo neanche una, una come si dice? Una va bene. Un collegamento con, no, gli collegamento, altri un, con... una pre pretesa di okay. autorialità. Ecco, okay. Cioè, okay. come. Come poteva averla e come ha fatto Rob Zombie, mi aspettavo un film, non il solito film horror di merda come ce ne stanno tanti, che riprendesse qualcosa, atmosfere, personaggi eccetera, eccetera. E per i miei canoni, per i miei gusti, lo avevo ottenuto. Anzi, e vi dirò pure che il secondo mi è piaciuto anche più del primo che alla fine il primo, per primo ovvi ov ovviamente mi, ri mi riferisco a quello del 2018, ma non a quello di Carpenter, quando parlerò di primo mm. mi riferirò a quello del 2018, che è una, non dico una fotocopia, però calca pari pari quello di Carpenter, perché in quello di Carpenter lui riesce a scappare dopo 15 anni, questo riprende che lui dopo 40 anni riesce a scappare. Mi piaceva anche come avevano impostato Loris Strode, sì, che aspettava solo questo, combatteva, la lasciavamo che era una ragazzina spaventata, lei sta aspettando questo, si prepara, eccetera, eccetera. La cosa geniale, la cosa interessante è che in Halloween Kills si riparte proprio dalla stessa notte, quindi sono due film ambientati nella stessa notte, come lo erano anche i primi due Halloween, però il secondo Halloween vecchio qua non c'entra nulla, quindi riprende anche quest'idea. E c'era anche la, la tematica del, del, della popolazione, di come la popolazione da spaventata si può trasformare in una, una massa indiavolata e non sa neanche contro chi finisce, che può fare del male presa dalla paura. Poi... Che secondo me era il tema più interessante, anche non avendolo visto, ho avendo solo sentito parlare di questa cosa. Cioè io ho sentito sì, parlare poi... di Halloween Kills. Ripeto, non è stato fatto dal mio ignorante punto di vista in maniera: oh mio Dio, che cosa ho visto! però si percepiva. Il, il messaggio era chiaro. Anzi, mi ricordo che nella recensione avevo detto anche che forse era un po' troppo enfatizzato in certi momenti. Però era chiaro il messaggio che voleva dare. Ma poi la cosa più interessante è che il secondo si finiva: si finiva il secondo finiva con un dubbio che mm. tutti hanno sempre avuto con la voce fuori campo di Gemily Curtis. Ma Michael è il male o è un uomo? Mm. Che era, penso, una tematica anche di Carpenter all'epoca. Tematica che poi penso che lo sappiate. Rob Zombie, se, mh, scusa, scusate, Carpenter, non apprezzo tanto quello di Rob Zombie, eh. perché proprio l'hanno sì, reso perché... più umano, esatto, l'hanno reso perché... più... Rob umano, gli ha dato una storia, esatto. un'anima, un no scusate, perché il background ce l'aveva già prima, ha dato un'anima a Michael, cosa che a Carpenter sì. può non andare bene, però per me, e penso anche per voi, se una, una cosa la fa fare bene, sì, sì. È bello. Sì, esatto. No, esatto, è una scelta diversa. Appunto è, è apprezzabile il fatto che, per, pur rifacendo la stessa storia, gli ha dato il modo di vederlo suo, perché Carpenter è il male assoluto, che infatti, scompare alla fine de, del primo film e non si vede più, perché, appunto, è una presenza eterea, mentre lui invece fa vedere che è, è una persona vera col passato nell'ospedale psichiatrico e tutto il cazzo. Se cioè, non ricordo male, non dico metà film, ma nel primo Halloween di Robo Zombie, almeno la prima mezz'ora 40 minuti e Michael da piccolo. Sì, 40 sì, minuti sì. no, sì. ma mezz'ora sì. Mezz'ora sì. Sì, c'aveva questo taglio un po' per dirla un po' alla. Diciamo. Per dirla un po' alla. Come? dire, Per invocare la cultura pop per farla facile. Un, un taglio un po' alla Batman. Cioè il male, non è. Non è un. come dire? assoluto, ma è un qualcosa di sempre umano, sempre sì. circoscritto in una cornice alla fine, che era un taglio interessante, magari eh, appunto che era stato fatto per non ripetere e non eh, reggiare sempre sulle stesse tematiche e, ci può stare in realtà, poi in realtà mh, Carpenter ovviamente lo ha creato e può dire quello che vuole, può prendere le distanze come può anche apprezzarlo. Però io dico sempre che ehm, io dei, dei, dei registi o comunque di, di, di certi artisti guardo sempre, sì, faccio fede anche alle parole, anche, anche alle critiche, ma guardo soprattutto quello che creano, perché per esempio anche Stephen King Stephen King gli, uh, gli, gli fa schifo metà della roba che esce fa, tratta dai suoi libri, però magari la roba bella gli fa schifo la roba brutta dice oh, che sì. è il capolavoro finale, totale, quindi la, queste, le dichiarazioni lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, ma Stephen King è famoso per non capire un cazzo con <ride> sempre però ti ripeto, John Carpenter io capisco il motivo per cui non gli è piaciuto, perché io, questo è mio, questo era così, tu lo vuoi trasformare. Vabbè, e poi ha come... fatto bene a Carpenter non gliene frega. A noi che parliamo mm. così ce ne frega che l'ha fatto bene mm. Rob zombie quindi ce ne sbatti esatto. di Vabbè, tanto. è come com che a Dario Argento non è piaciuto il remake de guadagnino di Suspiria quando per me comunque è un filmone. Il remake de, de guadagnino di Suspiria. Quindi a lui ci sta che non gli piace, l'ha spostato proprio a una cosa diversa. Però, comunque sti cazzi, cioè, è come se cambiassero una cosa che hai fatto a te di rode il culo. A parte, scusate che io non so neanche ad oggi, viste le, le ultime opere, quanto possa essere affidabile anche Dario Argento. Sì, no, esatto. Dario Argento tenta, sta ten, sempre tentando di reinventarsi, comunque anche in un certo senso neanche in malafede, ma giusto per aprire e chiudere una parentesi, sì. cioè Dario Argento... Cioè, si vede almeno mh, da quello che fa, che tenta strade nuove, tenta di mh, neanche rinnovare il genere perché non, non lo so quando, di quanto, quanto ne sarebbe capace un'altra volta. Però mh, si vede che vuole prendere magari le distanze da, da quello che ha già fatto. Poi alla sua età, probabilmente, si vuole anche divertire. Però non lo so, alcune volte ci riesce, ma ultimamente, e con ultimamente intendo negli ultimi anni, non ma lo anche, so, non è... Non dico vent'anni, ma quasi vent'anni, eh. Ormai eh, sono non, ha più, non ha più a fuoco, diciamo, quella dimensione mm. orrorifica che lo ha reso grande. Poi nessuno dice che dovrebbe fare profondo rosso 2, 3, 4, 5, sempre quello, mm. perché alla fine, comunque un artista ha il diritto di fare quello che vuole, vedi, vedi appunto che ne so, anche Edgar Wright che è passato dal fare commedie a fare l'horror, o comunque mm. a, è passato in lidi che non sono propriamente, propriamente i suoi, che poi, che, che poi ci sia riuscito o meno. Eh, è sempre una cosa dibattibile eh, però appunto Dario Argento più o meno fa la stessa cosa cioè continua a girare roba horror che però poi sfocia nel, nel misteri, un po' nel giallo un po' nel poliziottesco però appunto mh, forse ha, ha detto tutto quello che aveva da dire forse esatto. l'ha detto bene pure secondo me non so se, se avete visto sì. Il l'Uccello delle piume di cristallo sì sì fenomena eccetera eccetera però sono passati 40 anni ormai no, ma è la cosa triste la, la cosa triste più che altro è che eh, gli ultimi film hanno talmente avuto un impatto negativo sulla gente anche a livello solo di passaparola magari la gente non, non, non li ha neanche visti ma ne parla solo per sentito dire sì. Che eh, io, quando mi sono ritrovato a parlare di Dario Argento con le persone, eh, magari appunto la gente lo conosceva per Profondo Rosso, per eh, Suspiri, eccetera, e poi diceva: Eh, però sì, ha fatto quei, quei due film e poi ha fatto solo merda. Dario Argento è un pallone gonfiato. Dario Argento è un incapace, non ha mai fatto nulla di buono. Io non ho detto: ma, cioè, ma. Insomma. Eh, calme. Eh, io Vabbè. ho sentito tanta di quella merda buttata su Dario Argento, io anche sì. alla luce. Dei film che ha fatto non mi sento di dire è un incapace. Rimarrà sempre un grande del cinema. Poi, in un certo senso, si è sempre contenti quando produce nuovi film. Ma ormai, diciamo che io sono diventato anche un po' insofferente. Nel senso, il film lo fa. Fa cagare. Dispiace. Però, comunque, si è comunque contenti che continui a fare quello che fa. Non. Poi, ovviamente, magari con mezzi diversi con magari non lo so maestranze diverse eh, che possano tirare fuori il meglio da lui potrebbe fare effettivamente molto meglio. Un po' come appunto Ridley Scott che ha avuto quel periodo un po', un po, po fumoso, un po' di merda, mm -hmm. e poi si, si è ripreso ultimamente. Alla fine, cioè, secondo me, non si può odiare a prescindere. Tutto tramite i luoghi comuni dei, dei grandi del cinema e comunque d'argento. Ha comunque odiare? Un no, odiare. Io odio più. cioè, eh, se d'argento non riesce a fare un film, non è riuscito. Odio più chi mi fa un film. Ma non, non mi fate ricacciare sempre che è spettacolare dal punto di vista eh, effetti tutto quello che vuoi. però c'è una trama di merda, c'ha dei, dei buchi, eccetera. Eccetera. Cine. cioè, io. Per concludere, se ripenso a Dracula 3D, mi viene in mente. Sì. Siamo anche in tema perché lo sto vedendo sì. oggi. Mi sembra cioè, mi dà l'idea che D'Argento sia stato su un set dove è trattato tipo come René Ferretti, cioè, tipo, sì. Boris. Cioè, maestro, mi, ri mi ricordo in Dracula 3D, le scene. Io non sono qui come voi che può parlare roba di fotografia, eccetera, ma sì. mi ricordo: cioè, Dracula 3D, le scene di notte era tutto il mm. a... giorno cioè mi immaginavo mm -hmm. Duccio dietro che diceva smart apri tutto fotografia <ride> put... vabbè Vabbè, sì, no. non, non, non lo so, poi vai a capire tutte le dinamiche, perché tu, mm. tutto, tutto si può dire fuorché entrare nelle dinamiche di un set, poi ah, appunto sì. magari sono cose che scopriremo attraverso un libro che scriverà Dario Argento, un'intervista, qualcosa che ci lascerà. Però dietro a cose così strane non. Eh... Ah, sì, no. Ma probabilmente, come dice, anche Frusciante ormai non ha più i collaboratori che aveva una volta e c'è gente che magari c'ha anche paura reverenziale su di lui e quindi anche se vede che una cosa è una merda non, ha, non ha la verve, la cosa di dirgli guarda, noi hai fatto una cagata e quindi dicono no maestro, va benissimo tutto e poi fa, fa monnezza sì, è... probabilmente è anche così soprattutto Ma perché in realtà c'è cioè, da reagento alla fortuna, sfortuna come anche probabilmente per ricollegarci al discorso, l'eredità er di Carpenter: di avere questo alone di grandiosità attorno, e la gente ha paura a toccare le cose. Oppure quando lo fa, eh, non sa dove mettere le mani. Perché comunque Dario Argento è uno di quei registi italiani che anche all'estero, se lo nomi, tutti sanno chi è, mm. tutti almeno tutti sanno che cosa ha fatto. Quindi, eh, noi in Italia siamo artisti che tengono molto al nome, tengono, abbiamo molto questo concetto della, della figura della statuaria, quindi eh, tendiamo meno a rivoluzionare, siamo poco... No, ma, ma poi mi fa, per ricollegarci, mi fa girare le palle, sarà per scelta sua, mi fa girare le palle il fatto che eh, Darragento continua a fare film. E, e Carpenter non fa più sì, Carpenter, Carpenter si è dato alla, musa, alla musica è, sì. esatto. Che è tra le cose pregevoli di, 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 di questa nuova trilogia. Per tornare al, al discorso, mm. ma se ci vogliamo ricollegare, una delle cose che mi dava non dico sicurezza, ma quasi su questa trilogia è che Carpenter sta dietro. Non è che lui ha scritto, però è produttore. È lì, era lì. Cioè il regista si è consultato con... Tant'è che... Scusate, io non, non ancora capisco se posso fare spoiler su, sull'ultimo sì, film. Sì, sì, fallo, regista. fallo. Vai, 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 tranquillo, tranquillo. Benissimo. Tant'è che cioè, dopo il, il secondo, io avevo anche letto, perché il, il secondo era uscito con un anno di ritardo per il Covid, avevo sì. sentito le interviste che le stavano rivedendo la sceneggiatura, quindi avrebbe avuto più tempo mm. per rivedere la sceneggiatura. Io per questo terzo andavo a botta sicura. No, Invece mi ritrovo. che Sono passati quattro anni. Perché? Non, che è non successo? Non ci sarà mai spiegato. Sono passati quattro anni. E il film inizia con la storia di un ragazzo in questo terzo film. Michael è coprotagonista in Halloween Ends, che sarebbe lo scontro finale tra Michael Myers e Lori Strode. Michael Myers è un personaggio secondario. Mm. Bene. C'è questo tentativo di fare il, questo parallelismo con un giovane che all'inizio, suo malgrado, non volendo, la notte di Halloween, ammazza un bambino. Mm. E qua c'è già la prima pecca, nel senso, tu mi vuoi fare un parallelismo per, che ne so, per farmi rendere conto che chiunque può diventare Michael Myers? Va bene. Ma lo fai ah, per lo un, un secondo. Non lo fai per. No, 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 ma a parte quello, ma eh, io poi rivedendolo, ci ho ripensato. Ma sbagli il principio nel senso che Michael Myers me, vediamo nel film di Carpenter che lui fa quello per, perché lo fa, non è che ha sbagliato, perché è, perché è cattivo, Madonna, esatto. perché qualcosa mm. nella testa l'ha fatto sbarellare. Invece, la storia di sto ragazzo, lui per errore, fa questa cosa qui. E poi una catena di eventi, eccetera, eccetera, che lo portano a scoprire dove sta Michael Myers, che è stato quattro anni in, in un buco non si sa fare che, dalle pipette o osama Bill Laden. Ti giuro, poi c'è l'incontro col ragazzo e ho anche apprezzato il, la scena in cui questo ragazzo sta uscendo da questo buco. Michael lo, lo prende, lo guarda negli occhi e c'è so un montaggio una sorta di, di, di sia di flashback che tipo Michael che vede quello che è successo a lui e quindi capisce che sono più o meno della stessa pasta cioè, okay. capisce che sono del, di una razza diversa no, di razza è brutta capisce, no. che, capisce che, il, che il ragazzo è come lui va bene l'intenzione tutto quello che vuoi ma non... non non ci sta a sviluppare un... Cioè, fosse stato un capitolo centrale, sì. va, be cioè, va bene, non lo so, dipende sempre come, come lo fai. Il succo è che noi vediamo la storia di questo ragazzo che uno, mh, durante il film, tu pensi quasi ma mi vuoi continuare la saga con questo ragazzo? Mm. No, a un certo punto il ragazzo muore. Bene. A fine film, cioè, muore. E io sono arrivato agli ultimi dieci minuti di film che posso dire che mi sono piaciuti. Perché? Perché fosse per me prendere i primi due film e per montarci l'ultimo film ci metterei solo i dieci minuti, dove ci stanno mm -hmm. Michael e Lori. Però questa è la, 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 la... Dico che mi sono piaciuti perché cerco qualcosa che mi possa piacere. Tanto. Anche l'incontro li, che c'è tra di loro, nonostante questi dieci minuti siano... Non dico belli, mh, di, dico, cioè, dico che sono belli perché sono l'unica consolazione. Eh. Questo, questo incontro cioè, non, non, è, non è costruito, cioè non è che c'è stata qualche avvisaglia. Cioè, Lori, dopo quattro anni mm. si ritrova questo in casa, lì in casa e non, mm. ti mm. non ti è stato costruito un cazzo, non ti è stato costruito nulla. Ma poi anche il fatto, cioè anche. Ma volete proprio sapere tutto, non ve ne sbatte un cazzo? Vai, vai, dibici tutto. Um, sì, sì. Anche perché già te l'ho spoilerato il film. Anche il fatto che Michael è un uomo, è una. o un'entità. O un sì. Alla fine, in questi dieci minuti, Michael, alla fine lo, lo ammazzano, lo buttano in un trittacarne. Mm. Non un tritacarne, scusate, quello per le macchine dove viene maciullato tutto. Ah, okay. lo, lo sfasciacarrozza, insomma. Sì, sì, anche meno. Cioè, nel senso, cioè, mi, mi vuoi far capire che è un uomo? Eh. Anche meno, va bene. E cioè, Fa fallo sanguinare. No, ma anche carino il fatto che alla fine fanno tipo una... Cioè perché alla fine qualche cosa carina, se vai a scavare, ma proprio devi scavare, dopo che lo ammazzano... Mm. E la polizia arriva, in poche parole riuniscono, fanno tipo una, una, una processione tutta la, la città così tutta no. la città può vedere Michael morto la città okay. che si libera di questo male a un certo punto okay. un poliziotto dice non potete fare questa cosa qua arriva lo sceriffo che si è visto anche nel secondo e dice questa notte si fa così e mm. ci sta per dare un senso alla città di Eddonfield quello che ha vissuto mm. la fine questo incubo, ma questo è in, è in dieci minuti. Tutto, ma vi, tutto questo è in, è in dieci minuti. È, è la Io scena posso... dopo i titoli di coda del secondo. Mm. 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 Che poi, se volete, visto che siamo qui per dire le stronzate, mm. posso farvi la mia. Come si dice quando i fan scrivono la storia, la, la tua fan fiction. la fan, fan fiction. Si... Mm. Che vi ripeto, non è che io mi aspettassi questo, ci ho pensato dopo per l'incazzatura. Sì. Ho, ho pensato, il film si chiama Halloween Ends e la mm. fine di Halloween, giusto? Inteso sì. sia come il giorno 31. Che com'è tutto? La saga. Avevano tutte le carte in mano per ambientare anche il terzo, la stessa notte. Anche mm. perché il primo è ambientato, cioè ovviamente il film inizia il 30 ottobre, lui scappa. La sì. prima parte della, della serata finisce il primo film. Il secondo film è ambientato in due o tre ore, quindi saranno state le due o tre di notte. Sì. E nel, nel secondo film Lori era stata un po' messa in secondo piano perché è in pronto soccorso. Alla fine del secondo film fa vedere che Lori si rialza e in quel momento, cioè, poco dopo, avrebbe dovuto scoprire che sua figlia è morta per mano di Michael Myers. Quindi tu avevi tutte le carte in tavola per farmi tre film ambientati in una notte che sarebbe dove, stato figo, molto figo secondo me. Dove il terzo atto sarebbe iniziato con l'Ori che si è ripresa, scopre che la figlia è morta. Minchia. Ma, greve. Avevo anche pensato al finale poetico di farlo finire all'alba. Sì. Che albeggiava. Dico, io non ho, non ho mai, mai scritto un cazzo. Ma... ma eh. Ho detto fun qualcosa di, cioè funziona. Di ascolto, ma lo chiedo anche chi ci ascolta. No, ma ascolta. funziona. Ma per il semplice fatto che, per come mi hai raccontato tu, Halloween Ends mi è sembrato un film molto poco a fuoco. Nel senso che sembra che abbiano voluto mettere tante cose uh, dentro, magari anche rimaneggiando la sceneggiatura in quell'anno di COVID per poi magari fare il finale, sai, po uh, poetico, il finale con questa impalcatura drammatica incredibile, per poi non... Per il finale per poi, come ho detto, il sì, finale sì. come ho detto, finale, 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 cioè manca tutto il resto però. E il fatto è che appunto si sono persi nelle sovrastrutture, cioè hanno magari come hai detto tu voluto mettere questo ragazzino per fare il parallelismo e poi hanno voluto mettere il fatto che hanno voluto confermare tra virgolette la tesi secondo cui Michael è umano e quindi la, la città si libera del suo male, di questo assassino eccetera, però poi si sono resi conto che hanno costruito 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 ma non hanno risolto niente quindi hanno concentrato tutto, tutto negli ultimi dieci minuti per cercare di fare qualcosa invece siccome stiamo parlando comunque di uno slasher e la gente se va a vedere uno slasher cosa vuole vedere la gente che è squartata morta uccisa cioè se me lo fai tutto quello, in una notte anche quello, ma non fatto da Michael e cioè, cioè, anche fatto sì, da ma... Michael per dire. Quindi, se mi concentri tutto in una notte, mi togli, mi togli tu, tutti i fronzoli. Perché alla fine diciamocelo, Halloween quello che voleva dire l'ha detto. Quindi non, non sì. c'è neanche bisogno di fare altre letture. Se mi concentri tutto in, un, in, una, in uno spazio temporale ristretto che ti permette anche di lavorare molto meglio a, a livello di ritmo, a livello di, di coerenza di personaggi. Di personaggi può funzionare. Cioè, secondo, anche non avendolo visto, anche a me fa strano. Pensare, ok, nel secondo, la fine del secondo film uh, Lori si rialza per vendicarsi di Michael, eccetera, eccetera Però poi passano quattro anni Perché mm. c'è questo buco? Esatto. Cioè, che cosa... perché? Cioè, in, quattro, in quattro anni nella vita di una persona Sono tanti, adesso mm. volendoci proprio trovare il pelo nell'uovo Cioè, quattro anni oh. Perché? Cioè, non, non, non si capisce Quindi, se avessero voluto fare una cosa... Che in tre film tutte in una notte sarebbe stato, in, in, innanzitutto, un esperimento interessante e sarebbe stato anche una, una sorta di omaggio ancora più forte al primo film originale perché anche lì è, gira tutto in un lasso di tempo molto ristretto dove succedono poche cose ma le cose che succedono ti rimangono in testa. Secondo me, hanno peccato nel voler costruire, su succostruire. Su costruire. Non, non lo so. Poi anche qui. Perché l'hanno fatto per, per far vedere che eh, Halloween ha ancora qualcosa da dire perché volevano fare l'horror impegnato? Perché volevano fare. Eh, perché bisogna so. metterci il Team col personaggio giovane. Esatto, perché poi questo ragazzo qui si mette con la nipote di loro Quindi sì. bisognava metterci la sottotramatin per i ragazzini. Sì, perché poi in realtà è un difetto. Intanto, salutiamo Federico che è arrivato. E, e dicevo è un difetto che in realtà hanno molti film horror eh, odierni nel senso che ehm... C'è ancora so questa sorta di luogo comune, soprattutto negli slasher, quindi nei film d'azione d'horror più improntati verso l'azione. C'è questa tendenza, questo luogo comune che i film horror sono per ragazzi. Ovvero che i ragazzi si comprano il biglietto la domenica sera e il sabato sera, vanno al cinema, urlano e poi tutti felici e contenti. Mm. E quindi ogni film mm. di questo tu, tipo. Tu urli? Deve... Sì, deve, deve, deve... io urlo perché state rovinando <ride> un genere. E quindi. C'è questa voglia di mettere dentro per forza le trame teen perché c'è questa sorta di, pensier, di pensiero da parte delle, dei produttori che se non inserisci qualcosa di teen i ragazzi non si interessano. Ma quando mai? Cioè, nel senso non se c'è bisogno di essere. Il classico teen. C'è cioè Scream, cazzo. Yeah. Scream. Se uno va a vedere Halloween, sì, sì. va a vedere Halloween. Sì, perché questo quello che dico io è che si, si pensa erroneamente, ma questo in tutti i film, che per piacere a un determinato tipo di pubblico devi per forza inserire in quel film cose che piacciono direttamente a quel tipo di pubblico. Ma non è così, in realtà. Cioè, prendiamo per esempio Midsommar, che è l'horror. Se, se andiamo a vedere i ragazzi comunque della nostra età o comunque anche più giovani, che è sulla bocca di tutti eh, pubblico medio pubblico cinefilo, pubblico critica eccetera, perché ha colpito tutti indipendentemente da, dalle fasce d'età, ma non è che è un, è un film che ha colpito i ragazzi perché c'è il teen drama sotto, cioè ce n'è una parte ma proprio una cosa accennata ovvero che loro due si stanno lasciando hanno un rapporto sì, ma problematico beh, ma poi non sono so teenager, cioè sono 20 Cinquenni, trentenni quasi quindi, Sì cioè... esatto Cioè è una cosa che accennata per dare il là È, è, è una scusa È un, quasi un McGuffin Ci stiamo per lasciare Andiamo in questo villaggio Per fare il viaggetto insieme con gli amici E riappacifichiamoci ria Però poi il film prende un'altra piega E non, non, non c'è il team non drama È proprio in Midsommar il team cioè, Sì Esatto, teen esatto. Eppure Eppure alla, alla, a, 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 conosco un sacco di ragazzi eh, che magari hanno visto quello come loro primo horror, o comunque tra i primi horror che hanno visto perché ha fatto una eco pazzesca. E gli piace tantissimo. E magari sono, si sono avvicinati alla A24, di conseguenza. Quindi, perché eh, almeno questa è la mia ipotesi perché cioè, si pensa sempre che per arrivare a un determinato tipo di pubblico serva essere didascalici, per forza e questo si vede anche nei, film, nei prodotti anche per ragazzi della televisione, che ne so, Peppa Pig Peppa Pig è proprio didascalico bambinesco perché deve essere per bambini. Ma io mi ricordo la roba che guardavo io da bambino: che di certo non era una roba super, mega impegnata, filosofica, umanista, però era un prodotto che sì, per magari. Prevalentemente per ragazzi, ma che comunque parlava di tanti temi, magari in maniera scherzosa, in maniera tragica. Eh, io passavo le, le, le giornate su Cartoon Network eh, per dire che mi, mi guardavo tutti i cartoni. Sì, per ragazzi, ma che mi raccontavano una storia o un qualcosa E quindi mh, questa, questa deriva odierna è arrivata anche all'horror Soprattutto all'horror, perché è il genere che fa sborsare più soldi a, ai ragazzi Giustamente, non c'è cioè, nulla di male in questo Però purtroppo è, una, è questa è la situazione, almeno dal mio punto di vista Più che altro l'horror perché è il genere dove te la puoi cavare spendendo poco sì, che, che in realtà a, a guadagnarci il massimo. Non è che hai bisogno di effetti speciali, di, di chissà cosa o di attoroni no. famosi. Esatto, basta che fai una cosa guardabile, e, 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 e la gente ci va solo per lo spavento, ci va solo per le sensazioni, o perché fa figo, soprattutto se sei piccolo, magari o andare a vedere i film horror. Oh. Sì, sì, no, ma poi. Tra l'altro, vabbè, questa eh, non è strettamente slash, però io sto sentendo parlare molte persone, più che altro in negativo, di, di questo nuovo film Smile, questo mm. horror che è, stato, che è stato pubblicizzato e sta venendo pubblicizzato tantissimo, che a quanto pare è la fiera dei jumpscare gratuiti. Mm. Eh, lo pure io, esatto. Sì, che è questo film dove c'è questa sorta, non ho capito... Di malattia che porta la gente a impazzire e poi renderti conto che la gente è malata perché ti, ti sorride in maniera macabra. Che è, è una cosa che ha, comunque, a livello iconografico, anche può suscitare paura. Perché, comunque eh, il, il sorriso macabro. È un, è, si è un, fa scagazzare. Un, cioè, gen, genera un'iconografia un infinita dal, già dagli anni 10 del Novecento. Uh, però a quanto ho capito, è, è, un, è un continuo saltare sulla sedia perché ci sono queste inquadrature tam, bom, 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 che è un po' la deriva, un'altra delle derive del, del, cinema, del cinema horror. Cosa che Carpenter all'inizio, in, all con il primo Halloween, aveva, aveva evitato perché sì, sfruttava no. molto bene la profondità di campo. Per sì, esempio, sì. Cioè, la paura non era tanto l'arrivo del mostro. Che, eh, a tutto schermo che ti faceva paura, ma quello che vedevi. Uh, dietro le spalle del dietro, protagonista, quello esatto. che vedevi nel buio, quello che, no, quello che non vedevi perché magari sai, ma come in ogni classico home invasion, che c'è qualcuno in casa, ma non lo vedi e, il, e la, 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 la macchina da presa non vuole fartelo vedere. Ed era, tu, ed era una, una trovata semplice perché, alla fine, c'è anche un documentario su Netflix che ho visto molto interessante su come hanno fatto Halloween. Alla fine è stato fatto con due spiccioli e in famiglia la gente sì. si conosceva tutta e, e ci sono state soluzioni, tra cui anche la famosa maschera di, di Michael Myers, che è la maschera del Capitano Kirk, trovata in un negozio buttata, non so in, in, in quale mh, quartiere marcio, però appunto è un film fatto così, alla bene e a, a ben, a ben meglio all'inizio, perché poi tra l'altro... Eh, mi, mi sa che, che floppò forse, eh, o comunque che usciva, no, no, poi no, venne no. ritirato, no, non mi, mi, lui, mi no, ricordo no, male. No. Ha fatto un, un successo della Madonna il primo, eh. Prima ha fatto un successo, eh no? Sì, perché mi ricordavo. Forse mi, mi ricordavo male che ehm, e, ebbero l'idea di proiettarlo ad Halloween proprio per, per mh, aumentare gli incassi. O comunque proiettarlo in un certo periodo per fare in modo che gli incassi che non, non in cui non speravano potessero salire. Però, vabbè, forse mi ricordo: Quello male. è vero che pochi ci credevano. Quello, quello è vero, e... invece, c'è cioè Federico che nei sì, commenti sì, ci, ci, ci dice a me eh, devo dire un horror action che non mi dispiace negli ultimi anni è stato l'action horror ambientato nella seconda guerra mondiale Overlord ah, sì, che, visto, è uscito, che è sì, uscito che è uscito anni uh, fa eh. è molto carino sembra un po, cioè, un po tipo la modalità da zombie di COD, cioè un po <ride> su, que su quel genere là che poi è del, tra, tratto dal manga, se non quello del 2009, no, eh, c'è cioè un... no? O oh, mi sbaglio, no? No, no, Overlord del, del manga è una cosa fantasy, non c'entra una sega. Ok, no, perché no. è Overlord del, del 2018, ok, sì. No, no, no. Sì, no, ero, to ero totalmente fuori sala, perché anch'io anch lo vidi al... Uh, mi ricordo nel 2018 e pensavo, ma questo hanno fatto un adattamento, mm. In realtà, ah, sì, quello, quello, è, quello è figo, ma in realtà: cioè, come dico, dico sempre, soprattutto negli slasher, non c'è bisogno di chissà quale art, mh, artificio artistico per fare un film. Mm. Cioè, lo slasher è letteralmente un pazzo assassino. Gira, gira va in giro e ammazza la gente. Cioè, ma veramente il mostro di Benin. Cioè, sì. cioè, <ride> cioè, no, poi a memoria se io ripenso a tutti gli horror che più mi hanno fatto cagare sotto sono film horror senza jump scare sì cioè, ti potrei prendere già da un più, come si dice, più famoso Shining che qua andiamo proprio sì. sul classico ma anche io The Others, l'avete visto? Sì. sì, 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 sì mi ricordo quella scena maledetta del, del, di lei che si avvicina alla bambina di spalle seduta sì, per sì. terra col vestito io, la bambina che si gira piano cioè senza sì. ru rumori senza... io mi sono cagato sotto perché una cosa se la, se la costruisci bene ti fa paura lo stesso oppure mi ricordo un film che mi cagai sotto perché c'era qualche jump scare ma mi ricordo che era sì. Fatto bene, cioè ne, non era dovuto a inquadrature. Ovviamente l'avete visto, Rec, il primo. Sì, che il primo Rec. Io. Sì, sì. Mm. Non so se a voi è piaciuto, poi gli altri. Sì. Il primo sì, sì. Sì, no, ma in realtà anche a, a me anche il, il secondo non dispiace. Che è un continuo, la stessa sì. notte. Sì. Horror, c'è cioè proprio horror. c'è cioè horror... Mm. Ripeto, a parte se poi prendiamo no. hit degli anni '90, ci ha fatto paura, sì. a, perlomeno a me, no. perché era qualcosa di boh. Voi quando, quando l'avete visto erate già grandi? No, io quello, quello degli anni '90 ho visto solo i pezzi, non l'ho mai visto tutto. No, eh, vabbè, eh, però io, io l'ho visto, ma mi meno sa... di me. Eh, L'ho visto sì quando ero piccolo ma in, in uno di quei passaggi in tv do, dopo che era uscito dopo, già do, dopo tanti anni. Non ricordo se su Italia 1 o comunque quei passaggi che faceva ogni tanto. No ma io um. all'inizio mangiavo, con, cioè io vi racconto questo piccolo aneddoto che c'entra con gli horror. Quando, quando ero piccolo io c'era Notte Horror. Mm. Dopo il Festival Bar, il martedì sera io e mio fratello. Mamma che mamma bello il, fratello, il Festival Bar! Mamma mia. <ride> io e mio fratello ci mangiavamo gli horror, ma tipo ogni martedì sera pro, pro, programmavamo il videoregistratore, ci registravamo il film, ce lo vedevamo il giorno dopo. Il sabato sera, quando mio padre ci andava a noleggiare qualche film, horror. Mm -hmm. Quindi... Però di horror che mi sono rimasti alla fine li posso contare, boh, massimo su due mani, su dita di due mani. Vi potrei citare anche Dracula di Bram Stoker, cioè Dracula ah, di beh, Bram Stoker. Ah, beh, quello, quello è bellissimo. Però sì, con sì. considerarlo horror, penso sia abbastanza riduttivo. Beh, lì è, lì è la cosa oh, bella. Sì. sì, no, lì la cosa bella è che praticamente è un, una storia d'amore a tinte horror gotiche molto strano cioè, il bello di quel film è che non è ascrivibile a una cosa precisa poi se vogliamo Io... parlare di slasher sì. Nightmare ven venerdì 13 sì. che penso se ne salvino un paio mm. sì. sì venerdì 13 forse è la saga quella un po' più sopravvalutata tra quella dei slasher classici no cioè, perché veramente non... Io, voi venerdì 13 ne avete visti qualcuno? A parte il primo, Obvi eh, allora io mi ricordo il secondo, aver visto. Il se il secondo perché non è benedittrici che in realtà il secondo è quello il primo dove appare eh, cosa. Yes, la... Esatto. Allora io mi ricordo chiaramente perché ovviamente visto in, in una di quelle serate, classiche serate tra amici dove devi, devi scegliere per forza il film cazzone, altrimenti la... la... La, la, per, perdi la soglia di attenzione della gente. Mi ricordo di aver visto purtroppo il venerdì 13 di Nispel del, 2000, del 2009. Quello, il, il reboot, penso, sì. Penso di non averlo mai visto. No, è vero. Remake, no, perché non è che l'ha fatto fattuale. Cioè. Sì, di il reboot. Visto, non a pezzi, mi sono, mi sono rifiutato. No, quello, quello veramente terribile. Cioè, proprio uno di, uno di quei film che tu metti che sta in sottofondo, mentre tu e i tuoi amici cazzeggiate, magari lo guardate anche. Però fa, fate solo battute perché è talmente semplicistico. Sì, ogni tanto vedi Nel... qualche tetta, qualche qualche, eh, qualche. Sì, sì, sì ma perché poi, poi perdi proprio perdi proprio il, il senso dell'horror, perché è talmente. Banale, talmente appunto. Um, triviale come film eh, che, che te ne distacchi proprio, e, e comincia a farci, ripeto, battute sopra: tipo, ah, adesso la ammazza, guarda, guarda, guarda sto stronzo. Eh, cioè, è proprio. Sei proprio staccato dalla visione. Perché non, um, non, no, non io... ti lascia proprio niente. Ma mi ricordo io che andavo a periodi quando piccolo mi ero impuntato di vederli tutti. Cioè, ogni volta inizio film. Cioè, la cosa interessante era inizio film per capire chissà questa volta in quale modo lo, fa, lo fanno ritornare in vita. E poi il film era lui che ammazzava tutti. Sì, È, è più interessante si vedere, con, si vedere con le con cose. La saga, che saga si di ha... Halloween, una saga profondissima con significati sì. su significati. Eh. No, io invece è un film. Andando a memoria, perché vabbè, l'ho rivisto recentemente. Forse uno dei film horror non slasher che mi hanno più fatto stare anche abbastanza male durante la visione è The Witch, ma perché boh, c'è tutta quella dimensione folcloristica ehm, religiosa che a me dà molto fastidio. Perché gli avvenimenti ma sono quasi veri, che ti turba. Sì, mi turba, nel senso la scena del, dell'esorcismo, per esempio, o comunque quando il, quando il bambino sta mh, per morire, o comunque per, lo devono sopprimere in, in qualche modo. Quella mi ha fatto stare male, ma perché... Ehm, non, è un più, è, a me, ecco, danno... Come dire, eh, fanno stare male gli horror... Improntati sulle sensazioni, cioè nel senso il, il, il disagio, il, um, anche la malattia, cioè io, io non posso guardare i film su, su malattie o cose del genere perché muoio dentro, io sono ipocondriaco in una maniera orrenda, quindi se mi parli di, di film basati su, non lo so, sindromi, cose, sto so, so male. Eh, come per esempio un mio amico che non può guardare film su esorcismi eh, ai voglia sì. o comunque su cose religi religiose perché ha proprio paura, cioè lui sì. ha proprio paura di queste cose e quindi io invece mi schiero dalla parte del, um, dei film che ho appunto. Ti mettono paura con l'Home Invasion? Quindi, per esempio, non lo so, c'è qualcuno che ti è entrato in casa ma tu non lo sai. Oppure qualcuno The che ti sta... scusami, The Strangers, l'avete visto con Lil Tyler? 2009. No, non no. credo. Non credo. No, no, no. Mi piacque molto, lo, lo vidi al cinema. Mm. Vediamo. No, beh, 2008. Ah, ce ah, lo sì. segniamo. No, io Comunque ecco. intanto aspetta, recuperiamo pure un attimo Federico vai vai. che ha fatto otto monologhi. E... <ride> ah, un altro film mezzo horror che ho visto quando ero di leggere è stata La leggenda di Lucy Kais con Julie Del P., in cui in realtà è una leggenda di fantasmi, lei è un film molto, mentre oggi lo vediamo non fa per niente paura, anzi non sembra un horror per la televisione. E poi invece di horror ultimamente sono curioso dei progetti dei <ride> mostri dell'Universo tra Wolfman di Ryan con Ryan Gosling che sarà Mezz'Orror e Mezz'Noir, che è quello di Derek Franz che è il regista di eh, The Place Beyond the Pines e Blue Alpine, mm. quindi di quello io sono curioso. E poi draw, con l'ha diretto da Chloe Zhao, che inserirà l'horror con la foresta nella fasta gesta, ma Chloe Zhao, <ride> purtroppo, <ride> non ho la telecamera, altrimenti avrei tirato fuori il film. Non c'è non, non il vampiro, non c'è Max Shrek come nel, nel, Dra nel Dracula di Murnau, nel Nosferato di Murnau, mm -hmm. ma ci sono i paesaggi. Esatto. Non c'è la, na la nave, ma. Ma solo io Vai. non ho sentito parlare di questi. Allora, Wolfman, di... io mi sa che l'ho sentito. L'unica cosa ma... che aspetto. Scusate, è il, sì. il nostro rato di Eggers Io quello sì. aspetto: eh. <ride> eh. Ba basta, eh. basta. Quello si, si, si vocifera da, Cristo ah, no, hanno annunciato ma... pure il cast. Sì. No, ma il, mm. il coso, il Wolfman, quello di Derek Chan Franz con Ryan Gosling. In realtà l'hanno annunciato tipo da anni, però non è mai iniziata la produzione. Quindi. Boh, mm -hmm. non, eh, è rimasto là quindi se vede che adesso lo è andato in produzione Mentre Dracula di Zao. Però c'è un Franz con Ryan Gosling, tanta roba. Perché, comunque esatto. appunto, come l'hai detto tu? Lui ha fatto Blue Valentine Sound of Metal come un tuono. Che è il film che non si sì. caga nessuno. O comunque se lo cagano solo per i sì. meme. Sì. Quindi esatto. è, è molto interessante. Ah, Sound of Metal. Mi pare ha scritto: solo la sceneggiatura e l'ha prodotto. Però non, mm. non è suo. Però vabbè, comunque si sì, c'è sempre in mezzo a lui. No, invece appunto Chloe Zhao io proprio... No. Boh. Chloe Zhao, no. Chloe Zhao, cioè, no. Ma poi, ma poi tra l'altro Dracula ancora... Sì. Basta, raga. <ride> non, sì. non lo so, perché come ha com detto, com detto mh, eh, Frusciante nell'Eifu mm. Consigli dell'anno, tipo... Sì. Disse, ma allora, un film su uno slash dracula L'hanno fatto, ha fatto Murnau. L'ha fatto. L'ha fatto. Come si chiama? Dracula di Bram Stoker, l'ha fatto Herzog, l'ha fatto Coppola e sono tutti e tre capolavori. Esatto. Lo fa Eggers, va bene, ok perché comunque Eggers a una che impazzisce. Ha fatto Dracula 3D Quindi quindi nel senso, che forse è il migliore tra tutti. Eh. Eh, tra 4D no, no, è soprattutto Asia Argento Totale eh, E appunto Lo fa Eggers a meno che non impazzisce totalmente Sono sicuro che non, non, non lo può cannare un film del genere mm -hmm. E poi arriva Chloe Zhao Che come primo film Perché sfatiamo questo mito Come primo film ha fatto Eternals Primo no. Attenzione cioè, no, Mi sa che lui l'aveva fatto prima cioè, nel senso, è, us è uscito prima Coso, come si chiama? No Madeline. Ah, No, no Però lei aveva girato prima Eternals, se non sbaglio. Ah, cioè, nel senso, c'era questo dis eh, sfasamento cronologico. Ah, non, non la sapevo questa cosa. Almeno, io ho sentito questa cosa. Poi, poi, poi ripeto, posso anche sbagliarmi. Però, insomma. Ha fatto questi due film Nomaden che, che, che ha fatto mh, venire il cazzo dritto a 3000 persone. Guarda caso, tutte quante fissate con la, con la forma e zero sostanza. Purtroppo, e, e poi appunto ha fatto Eternals. Vabbè, di Eternals mh. sorvoliamo, però non appunto certo. Dracula, cioè Dracula, Chloe Zhao, Dracula, non, non riesco a. a Far collimare i due registri le due, le due cose. Cioè, è come se che ne so, Che Cozzalone facesse indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, cioè, cosa c'entra? Non, non, non lo no, so. Come, come, come se Maccio Capatonda facesse gli haste movie col duce, ah no. Aspetta, ah no, no no, no. no, <ride> <ride> no ma il fatto, sapete qual è che? Nonostante sappiamo che siano lo stesso personaggio, Nosferatu e Dracula, sì. solo che per mancanza di diritti, eccetera, eccetera, sì. io da quando sono piccolo li ho sempre visti come due personaggi diversi. Sì. Questo per dire, Nosferatu abbiamo Murnau, va bene, poi abbiamo Herzog sì. del 79, sì. quello con cui, sì, sì. ok, che l'ho sì. visto, ovviamente. Poi di, di Nosferatu non è che hanno... Cosa hanno fatto? No, niente in realtà. Mi pare. Quindi ci sta che dopo 40 anni venga uno come Eggers che ha dimostrato con quei pochi film so. che ha fatto che qualcosina la sa fare, che potrebbe dare qualcosa di suo. Sì, Però sì. se prendiamo Dracula, a parte quelli eh. classici, che poi quelli classici hanno fatto le saghe, le mogli di Dracula e quello di Dracula, mm. il fratello di Dracula, il figlio, il cazzo di Dracula. Eh, e e di il Dracula. nipote di Dracula. Va bene. Poi purtroppo dico io purtroppo personalmente c'è stato, ripeto, il Dracula di Coppola che per me, io penso sia sì. mh, effettivamente tra i, almeno tra i miei cinque sì. preferiti. Ma sì, è un capolavoro il Dracula sì. di Coppola, perché poi ne, ne, ne prende assolutamente le distanze. Fa il cazzo che gli pare, cioè... Sì, ma è un po' il discorso di, di Rob Zombie, l'ha preso sì, esatto. e l'ha fatola, l'ha fatta, sua, fatta esatto. sua. chi lo sa fare, lo fa ma poi di Dracula cioè, non, cioè, ma, tipo Dracula due volte mm. ci cioè, hanno fatto pure i cartoni Batman contro Dracula sì. hanno fatto Dracula come amico di Blade la Trinity eh, sì, eh, la, la serie è eh, la serie ah, quella, quella BBC di Dracula in tre puntate che è quella su quella, Netflix, sì, quella, eh, quella. Sì, sì. quella. che qua <ride> hanno dato su Netflix sì. cioè, basta, no, io tutto. penso Pensare. Io penso che una, una delle letture più interessanti sui vampiri eh, sia stata fatta da un regista famosissimo che però appunto purtroppo io di questo film non sento quasi mai parlare. Il film è Per favore non mordermi sul collo, oh, Dance ragazzi, of the Vampires, di, di Polanski, sì. di Polanski del, ses, del 67. È una commedia. Sì. Che fa spaccare da ridere perché è tutta giocata sugli equivoci anche sessuali eh, e gioca molto sulla componente romantica che c'è un po' appunto anche in... che ci sarà poi anche in Coppola eh, perché alla fine mh, in un certo senso eh, anche in, no, in sferato di Murnau c'era molto meno, eh? Però il vampiro è sempre stato associato con questa immagine un po'... Di parafilia, di sessuale sì. l'amore per il sangue, questa iconografia e, e Polanski porta tutto al, al ribaltamento grottesco. E quindi questa cosa del mordere sul collo diventa una cosa sessuale che fa spaccare da ridere. Poi non, non c'è solo quello, eh, ovviamente. Eh, c'è un po' di fiabo, un po' di avventura e, e, mi, e, fa, di, e fa morire da ridere. E nessuno lo, 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 lo cita mai perché, ovviamente, sì, rimangono in, rimangono in testa eh, i film. Il di Herzog di Coppola, però mm. c'è anche questo film, secondo me eh, all'ero di Vampiri è molto interessante poi vabbè, eh, c'è Coso, come si chiama um... aiuto mm. volevo fare la citazione aspetta la ehm... aspetta aspetta, aspetta. Uh, Plan 9 from Outer Space okay, che anche lì c'è bella, bella lugosi, oh, sì, però Un'altra un cosa, altro capolavoro del cinema assolutamente, assoluto totale. Che poi tra l'altro, cioè, mh, ecco um, se io devo dire la mia sugli horror in generale, ma soprattutto appunto, siccome la puntata è a tema slasher, esatto. sono... quello che volevo far partire adesso della domanda era anche dato che perché ci abbiamo, cioè, siamo un'oretta qui. Volevo anche iniziare ad andare verso la conclusione con la domanda. Cosa deve avere uno slasher secondo voi anche nei, nei tempi moderni per essere un bel film? Vai prima tu. Mm. Allora, cioè, secondo me allora quello che rimane impresso, soprattutto uh, um, sia al pubblico sia. A livello proprio di industria, siccome ormai viviamo nell'industria delle immagini, della, della, della vendibilità di qualcosa, mm. deve essere un, un protagonista iconico. Questo lo, lo metto sopra, diciamo, a tutto. Mm. Cioè, deve essere un prodotto vendibile. Ma con, con vendibile non, non intendo paraculo o comunque sempliciotto. Deve avere, però, un protagonista che sia un protagonista, eh, con al... una motosega in mano. Sì, nel 4. senso con, con, con un'iconografia, un perché noi Michael Myers eh. ce lo ricordiamo per il coltello, la tuta, la maschera, oppure appunto venerdì 13 ce lo ricordiamo per la, la motosega, maschera da... la maschera da hockey, Freddy Krueger eh. ce lo ricordiamo per, perché appunto per la, il maglione a righe, le, le, le lame il, sulle dita, il, il, no, il, ca lame. il cappello, quindi se, se, se tu riesci ad azzeccare subito... Il, prota il protagonista dal punto di vista estetico, hai già fatto il lavoro, secondo me, parte del lavoro. Poi, secondo me, deve io poi, vabbè, sono un fan di queste cose, quindi sono un po' schierato. Deve avere comunque delle letture. Perché, eh, com come i film di, di Mario Bava, di, di Fulci, cioè, deve avere una, una denuncia a qualcosa. O comunque non per forza una denuncia, ma deve raccontare qualcosa. Perché alla fine, se, se, se vai a vedere uno slasher solo per la gente che si ammazza a questo punto vai a vedere un action e togli la componente horror. Secondo me la componente horror sta anche nel fatto che eh, devi far capire cosa c'è dietro questo personaggio. Ed è per questo che io ho apprezzato la, la, la componente umana di Rob Zombie. cioè Perché lui agisce? Perché appunto vuoi, vuoi fare un discorso un po' manieristico di bene contro male, come aveva fatto, come avevo fatto Carpenter, oppure. Il, il male che nel, 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 tuo fi, nel tuo film vuole essere metafora di qualcos'altro. Ovviamente non deve essere per forza un film con pretese artistiche, perché comunque ci sono film uh, molto stratificati che hanno colpito il grande pubblico e continuano a farlo. Quindi secondo me questi due aspetti, prima di tutto. Poi, appunto, non deve essere un film complesso con, uh, con dinamiche. Mh, uh, Intrecciate, ecco, forse quello che dovrebbe evitare proprio è questi salti temporali eh, di cercare di essere quello che non è, cioè dimenticare che si tratta comunque di uno slasher: cioè, non, non, puoi far, non puoi avere pretese alla dark. Uh, uh, mm. E di fare, eh, ma io sono collegato con quel personaggio. Mm. Ma in realtà, quattro anni dopo, quel personaggio che è uscito dal manicomio, in realtà è un mio doppio, che... cioè, non, non c'è proprio bisogno di, queste, di questi fronzoli. Poi se lo, se lo sai fare, bravissimo, però, mh, poi si perde il senso mh, di, di tutto e, ed è per questo che a me, comunque, gli slasher piacciono. Perché sotto un'apparenza una, un molto semplice quelli migliori riescono a raccontarti non solo delle storie che appass ti appassionano, e a volte eh, ti schieri anche dalla parte del cattivo, però ti lasciano anche dei messaggi, e delle cose che ti rimangono in un certo senso. Penso, penso che sia tutto quello che volevo certo. dire sì ma poi alla fine penso che non si possa non essere d'accordo con te allora c'è da, da dire che azzeccare l'iconografia è una cosa che esce poche volte è una cosa che sì, riesce infatti. poche volte io penso che l'ultimo che ci sia riuscito sul serio a memoria sia stato uno che è Wes con Scream anche sì, se poi l'assassino sì. cambia però ha azzeccato quella cosa lì Beh, però era anche Wes Craven cioè, non era l'ultimo degli scambi. Capita a poche sì. persone. Capita a poche. Puoi che l'ha fatto già con Nightmare. L'aveva già fatto con sì, Nightmare. Esatto. Tra l'altro, che forse Freddy sì. Krueger, tra tutti, è anche il più famoso. Se, se vuoi mettere, perché penso che sì, lo, se lo ricordano sì. un po'. Tutti sì, di più probabilmente... anche nelle, nella, nella cultura di massa, non dico negli, negli, negli appassionati degli slasher, dico proprio in generale. Freddy Krueger è entrato proprio nelle, nella massa. Ma poi, eh, come diceva anche, anche Stefano, sì, i messaggi poi non devono essere per forza marcati. Un messaggio di fondo, mm. ma io penso che la, cioè, la semplicità per il genere sì, che sì. vuoi affrontare. Cioè. sì tutto quello che vuoi ma mh, tornando a Halloween ripeto il regista di Halloween non è cioè, prima non ha fatto chissà cosa e non penso farà chissà cos'altro ma nel secondo in Halloween Kids il messaggio c'era ovviamente prendi in, er in eredità un cazzo di, di personaggio che non hai inventato tu e che già ha una sua identità certa popolarità però c'era riuscito il messaggio sociale dell'isteria di massa. C'era riuscito. Però, ripeto, queste sono... Cioè, come, tra virgolette, è semplice il genere, sulla carta, poche sono le cose che servirebbero. Una, come abbiamo già detto, difficile da trovare, l'iconografia. Alla fine scrivere un film per chi è del mestiere non penso sia una cosa ardua però sappiamo benissimo che ai tempi non sappiamo nei tempi di oggi le produzioni cosa ti, ti dicono ci, ci devi mettere questo e fai anche questo e, le, e come okay. ha detto Stefano prima e la, la storia teen okay. boh. anche se io vi faccio una domanda mm. sapete qual è quello che è annoverato come il primo slasher della storia quello di, Mario Bava, quello di Mario Bava che uh, reazione, bravo, sì. reazione a catena che l'abbiamo sì, visto anche l'anno scorso visto, in watch party con eh, lo speciale Halloween dell'anno scorso l'abbiamo visto qui ah me l'ero perso. Eh, sì. perso però sì, vedi sì, lì sì. non c'ha l'iconografia però il film funziona lo stesso e anzi là c'è pure le scene di Venerdì 13 che ha copiato come quella del dell'impalamento che, 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 che sono prese esattamente da là vedi, quando gli italiani eh, sì. facevano le cose belle negli anni 70 tornando pure ad Argento esatto ma io principalmente penso comunque che e poi in Boris fa... City sì, per esempio, un film che non è che ha un'iconografia così grande, ma che è uscito da poco. E che a livello di Slasher funziona molto bene. Ed è anche un bel messaggio. Secondo me è X non so se, se l'avete visto. Che... Ah, se no, ma lo devo recuperare che è uscito poco tempo sì. fa, se non ricordo male. Esatto, esatto. Secondo me X funziona molto bene sia per quello di cui vuole trattare, perché è un tema che veramente si sente molto poco, cioè parte come una cosa eh, che sembra banale, però oltre al suo fare milioni di citazioni cinematografiche, non è che ha questa iconografia, però ha un bel messaggio di fondo perché eh, vuole raccontare diciamo anche eh, dell'horror inteso anche come una sessualità che non si vede molte volte, per esempio la solitudine anche di persone anziane che non viene mai per, eh, raccontata da nessuna parte. E, e quindi viene vista anche come una cosa mostruosa, una cosa perversa, molto figo e lì non, non ci sta il mostro, il cattivo iconico. In realtà poi ce l'hanno costruito con anche il prequel Pearl che è uscito sempre quest'anno. Non mi quest dire nulla eh, che lo voglio recuperare. No, no, non ti dico nulla, anche col prequel Pearl che anche quello è molto figo, non no, là non c'è niente di, di incredibile, diciamo, se non nella messa in scena e in come questa questa storia viene raccontata, cioè Secondo me funziona molto bene perché prende tutti eh, i trope del, del, de, del solito slasher e ne fa una visione autoriale nuova. E la sua più grande ispirazione è un film che in realtà non so come abbia fatto a non uscire oggi, ma probabilmente perché le cose più scontate un po' te le dimentichi anche. Ma è Non aprite quella porta, cazzo, è il primo Non aprite quella porta che antesignano anche lui insieme a... a cosa? Insieme al film di Bava perché è uscito prima di tutta la mania degli slasher perché quello è metà anni, 70 mi pare 74 Comunque... se non ricordo male quindi anche quello lì ha, ha, ha sfondato le porte con questa cosa super innovativa e che anche lì voleva raccontare un messaggio ben preciso, cioè gli omicidi nessuno erano a caso nessuno erano solo per il gusto oh. di sbudellare le persone che poi tra l'altro ecco adesso che mi è, in, mi è venuto in mente adesso che hai parlato di omicidi io non l'ho vista eh, però sto vivendo mm, indirettamente l'eco che sta avendo sul pubblico medio che è Damer che non è uno slasher ma è un, più un investigativo uh, su appunto la figura di Damer il serial killer e anche lì, mh, pur non essendo uno slasher, la gente lo sta mh, erroneamente... Mh, mitizzando. Mitizzando, cioè, ah, Damer, eh, che, che bel personaggio, vo vorrei essere come lui, ovviamente ci dissociamo eh, da questa cosa. Eh, eh, cioè, nel senso... Per vediamo persone... anche, anche il TAC ha cioè gli occhiali di Dahmer eh, Esatto, vedi, esatto. E, <ride> e quindi... E quindi eh, appunto, ma, ma poi cioè, noi scherziamo ovviamente, però quella montatura di occhiali è diventata, probabilmente sta diventando la più venduta in assoluto perché la gente vuole assomigliare a questo, tra virgolette, tra tantissimi virgolette, eroe del... del del contemporaneo che eroe non è, anzi, era un pazzo malato. E, e per me quando... era un eroe. Beh, ecco, è finita. Mi <ride> buttano giù tutto, eh, però, appunto, quello che volevo dire è che um, anche qui pur non essendo uno slasher ha una sua iconografia cioè è saltata proprio adesso fuori la, la notizia uh, che appunto le famiglie delle vittime di Jeffrey Dahmer stanno chiedendo alla gente uno di smetterla di, di idolatrare questo, eh, questo povero pazzo che ha, che ha ucciso decine di persone ma addirittura di smettere di vestirsi da Jeffrey Dahmer per Halloween cioè, perché la, la gente lo sta facendo, la gente sì. su, su eBay sta vendendo eh, i suoi occhiali, le sue mas la sua maschera, insomma, quello che è. Dimenticandosi eh, di un dettaglio fondamentale, quindi sono contento di aver tirato fuori questo, uh, questo, questo argomento. Eh, che eh, una cosa è vestirsi da Freddy Krueger eh, da Michael Myers che sono personaggi immaginari inventati finti sono mostri appunto mh, che, non, che non esistono una cosa è vestirsi da un personaggio simile perché appunto ha ucciso delle persone in un serial killer però reale è una persona reale che mh, un criminale Quindi la, la gente appunto no, Non coglie questa differenza Infatti ci sono, gente, ci sono persone che stanno difendendo Le persone che si vestono da Jeffrey Dahmer Perché gli dicono Eh ma scusa allora tu puoi, ti puoi vestire da Michael Myers E io non mi posso vestire no. da Jeffrey Dahmer Michael Myers non esiste esatto. E questo è il fatto eh, purtroppo... no, ma Poi, poi un'altra Là c'era proprio anche un'altra controversia Nel fatto di cui e non era stato chiesto il consenso alle famiglie delle vittime per mettere in scena le loro storie. Quindi lì c'era anche quel fatto. Dove... Quindi, che Valenza ha una serie che vuole denunciare questi eventi e dire di aiutare queste famiglie in queste situazioni, se poi non vanno a chiedere neanche il permesso di farlo. Sì, no, ma è, mm? è una cosa che oh, mi no? ha sorpreso perché appunto. C'è sempre questa strana, strana deriva ed è interessante fare un parallelismo uh, tra i vecchi slasher e quello che a tutti gli effetti non è uno slasher ma sta diventando la nuova iconografia sì, dei, dei cattivi del, del cinema. Cattivi, diciamo. cioè, i, I cattivi del cinema prima erano, bisognava inventarseli perché non c'erano. E adesso stanno diventando persone reali. Che purtroppo non è vengono un bel anche dal eh. non, sì, non è bello. Non è, infatti, sì. non ne sto parlando in maniera felice. Ah, che bello se, <ride> se facciamo le serie TV sui predatori! Ecco appunto l'outfit di Bacciani, eh. oh. che ovviamente noi, noi, noi uh, um, prendiamo le distanze dall'operato di queste persone. Noi non, non ci interessiamo di questo, però appunto. Uh, Ecco, una cosa secondo me è, eh, mo, volendo anche andare in chiusura con questo argomento, cioè eh. Zodiac, Zodiac che appunto si, si dice avesse collegamenti col Pacciani, ma era tutta una, una sega mentale incredibile, cioè Zodiac è stato mitizzato, eh, ma appunto non si sa se appunto, è, cioè, si sa che c'era un pazzo che inviava messaggi crittografati. Però una cosa è mitizzarlo e contestualizzarlo, ovvero ehm, nei film far vedere che comunque ehm, cioè, di, di Zodiac si apprezza di più la componente eh, psicologica e eh, misteriosa, ovvero come può comparire in investi investigativa. Quindi la gente lo ha mitizzato per quello e fin lì ci sta, ma non è che appunto a parte i limitatori del tempo la gente si mette a dire adesso mi presto da Zodiac e mi metto a inviare le lettere minatorie alla polizia, cioè mh, mitizzare va bene perché comunque... Si va a storicizzare comunque a creare un, un ricordo di quella persona eh, affinché certe cose non si ripetano, perché io comunque penso che dopo Zodiac la, la polizia americana, il sistema po del, della polizia americana si sia attrezzato uh, ancora di più, eh, però a parte questo, cioè non. Eh, va, va bene storicizzare, ma Ergere a mito delle persone perché sono delle icone, perché appunto noi nel mondo odierno solo di qualsiasi cosa diventi icona la dobbiamo venerare, altrimenti non siamo contenti. Non va bene. Anche perché eh, prima di Zodiac c'è stato un altro che è ancora di più un mito: lo squartatore con le lettere, esatto. Eh sì, esatto, cioè, noi, siamo, noi siamo e saremo sempre affascinate da queste cose. Io, io in prima persona, che sono un amante dei gialli, io amo, amo alla follia con, uh, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, eh, oh. che a, magari appunto, a parte Jack lo squartatore, non avevano questi cattivi iconici, il, 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 oh. mh, vabbè, Moriarty per, uh, per Sherlock Holmes, però appunto io apprezzo tantissimo la componente psicologica, la componente investigativa che c'è dietro queste cose, ma io non ho mai idolatrato i, i cattivi, per quanto fossero affascinanti, cioè io, anche per esempio in un film più banalotto come può essere lo Sherlock Holmes di, di Guy Ritchie, dove c'è Moriarty, tu vedi Moriarty e dici ma che personaggio figo, che personaggio misterioso e anche magnetico in un certo senso ma non ti sogneresti mai di dire adesso vado ad avvelenare la gente in giro eh, non lo so non so che, a cosa, cosa passa ne, nella ma testa lei, di questa gente ti interessa? Ti, ti piace perché ha tutto il piano machiavellico si sì, si sì, sì, esatto. ti affascina da, da lì a dire vorrei essere come lui per far scoppiare una guerra mondiale perché poi succede quello no, mi, mi sembra un attimo si sì, no che poi infatti anche Simone ce lo sta dicendo, il super direttore sta, sta puntualizzando giustamente, eh, che appunto figure magari che prima erano oscure a livello mediatico, appena vengono scoperte e è inevitabile che vengano create culture, sottoculture, rimandi e controrimandi. Contr Basti pensare, tra l'altro, anche, uh, e questa è sempre colpa di Netflix che ci campa su questi documentari e la gente li prende sempre troppo uh, alla lettera, uh, avevano fatto un documentario su uno dei, uh, dei non, mi non mi viene il termine, dei gestori, chiamiamolo così, della, della chiesa dei mormoni in America, che appunto in quanto mormone era questo tipo che aveva sposato, sposato, tra virgolette, 30 mogli e tutte le mogli dovevano stare al suo servizio, eh, poi appunto le alcune di queste si sono liber eh, liberate da, dal suo gioco, hanno denunciato, eccetera, e ovviamente il documentario Netflix fa vedere tutte le sue pratiche. E la gente, ovviamente, quelli, quelli propriamente pazzi dicono: Ma che figo! Ma che figo cosa? Ma cosa? Ma se siete matti? Mm. Cioè, e infatti, appunto, come dice, come dice Simone: il true crime ti dà un botto. Ma lo so persino io che comunque sono, mi, aff mi affascinano queste cose, ma io. Ripeto, prendo le distanze sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista cognitivo. Cioè, io lo guardo per documentarmi perché mi interessa, perché ovviamente noi come esseri umani abbiamo il gusto del macabro. Quindi vedere che eh, i fi nei film ci sono appunto serial killer fittizi che però a, a volte compaiono anche nel nella realtà ci, ci fa venire un po' quella quello sfrigolio di ah, fa, fammi andare a vedere su wikipedia che cosa ha fatto questo qui perché anch'io io stesso eh, magari che ne so parto dal quando non riesco a dormire alla notte mi vado a leggere il delitto di pacciani su, su wikipedia e finisco su pagine wikipedia fuori da ogni grazia di dio perché c'è questo gusto del macabro e, e, e che, che è quello che alla fine ha alimentato il genere slasher però ragazzi siamo calmi veramente. Adesso vi faccio chiaro, vedere eh? una cosa. Aspettate. Sì, sì. Ecco, ma, ma va a esatto. aprire la cantina esatto. con le vittime dentro. E, e ci sono i bambini tagliati a pezzi. No, <ride> no, 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 ci, dissociamo, no. Dissociamo. no. ci dissociamo veramente. C'è Benigni con la motosega. <ride> eh, sì, esatto. eh. Questo lo comprai anni fa, forse una decina d'anni fa, alla stazione di Pescara. Il dizionario ah. dei serial killer. Eh, vedi? E qua è un mattone. Qua mm. lessi a parte di, di Batory, una baronessa. Ah, Batory. Ah, la Si, sì. Ma qua lessi di Damer e divenne il mio eroe solo perché ho scoperto. Ho scoperto. ben ha... Scoprire che gli avevano dato 936 anni di carcere. Sì, grande, devo battere questo record. 936 anni di carcere. Che poi, poi in è realtà, po ecco... Interessante, ve la consiglio. Sì, sì, no, sì, questa... Ma in realtà io sono... Sì. Potrebbe interessare a Chiara, sì. quindi gli dico di metterlo in wishlist. Però, Beh, appunto... E, invece, parlando un attimo del true crime, perché mi hai fatto partire un attimo l'embolo, perché il true crime... Che, che, poi, che poi in realtà sono cose collegate, eh, più o meno. Sì. Esatto, ma cioè, io... Ti... E il true crime, per come è stato è strumentalizzato adesso, dove c'è un podcast ogni 5 secondi, una persona che parla di qualsiasi cosa, sì, sì, no. cioè, è diventato veramente oh, proprio una cosa di consumo dove non te ne frega un cazzo delle vittime di niente. Tu vuoi solo sentire storie di gente che, che, che sdrumano persone e come le hanno arrestate. Quindi, veramente, secondo me, è diventato proprio un metodo terrificante. Io il true crime lo odio con tutto me stesso. Sì. Sì, perché no, diventa io... proprio mercificazione di queste storie che non dovrebbero essere per niente mercificate. mercificate. Sì. Quindi, veramente io ho un odio viscerale per il true crime. Se potessi premere un bottone e cancellare dalla faccia della terra tutti i podcast True Crime, lo farei adesso. No, guarda, io condivido questo sentimento. Eh, a, a, perché io sono, sono proprio nella tana dei leoni, nel senso che nulla, nulla ovviamente non voglio ferire i sentimenti di Chiara. Che ci sguazza in queste cose. Però, appunto, Chiara, la mia fidanzata, e la sorella, sono appassionatissime di, di true crime. Proprio ne, san, ne sanno di, di, A di tutto. A eh, ogni tanto Chiara mi scrive: Ma lo sai che ho scoperto che c'è questo serial killer della Louisiana che, non, che ha fatto? E io ho ok, interessante, figo, però ovviamente era una persona fortunatamente con la testa sulle spalle che dice questi sono dei pazzi assassini e io lo guardo per l'interesse di capire i meccanismi psicologici cosa che comunque ha scritto anche nella, nella sua recensione di Damer che sta sul, sul sito sul Nerd Devil e, e, ed è una cosa che eh, appunto il grande merito della serie tv che è sfuggito a tutti eh, non è l'aver portato in scena finalmente Damer, Jeffrey Damer, far vedere quanto è bello, quanto è bravo assolutamente. Non no. l'ha fatto comunque. No. Il film del um, 2002 l'avete visto? No, no, però. Non lo saprei... quello che fa, occhio, occhio di falco, come si chiama? Jeremy Renner. Jeremy Renner, il Gen... 2002, ovviamente io lo vidi quello. Parentesi, e... Eh, esatto, eh, e quindi. Ehm... Appunto il grande merito di questo film non è l'averlo portato di nuovo in scena per far vedere, ah ecco, un grande pezzo di storia americana, e che storia americana, no, è l'aver voluto denunciare un sistema uh, marcio di gestione di questo tipo di crimini cioè, la polizia che non credeva alle testimonianze ehm, il, le indagini fatte sommariamente che è un po' il, il problema che c'è stato anche con, con il diritto eh, del mostro di Firenze queste indagini fatte un po' a caso questa voglia di trovare il colpevole a tutti i costi che però non saltava fuori allora veniva additata gente gente casu casuale eh, è, è interessante perché comunque ti rendi conto di uno di uno specchio della, è uno specchio della società, di, di, di certo marciume della società. Il problema mh, è che la gente non ha visto tutto questo nella serie, ma ha visto uh, Jeffrey Dahmer, quanto è bello, sposami. C Cazzo, siete proprio delle persone stupide. Siete per proprio delle persone stupide. È, tipo la gente è... che Met ha visto la grande storia d'amore tra Joker e Harley Quinn. Uguale. Net ah, sì, sì, ma cioè, allora, Netflix da questo punto di vista ha fatto centro, perché è riuscita a creare un prodotto che sia foraggia gli appassionati di True Crime che vogliono solo appunto vedere roba mercificata. Sia accontenta quelli come me, come Chiara, che cercano un po' più di. Uh, di stratificazione e quindi no, non si sa come è riuscita a portare un prodotto che soddisfi entrambe le cose però ragazzi è sbagliato è, è sbagliato leggere Dahmer con, con quest'ottica del, del serial killer che è un ganzo e quindi lo voglio imitare perché ha una, po una poetica tutta sua siete matti siete veramente matti? Cioè, non, non, non ci sono parole, eh, non, non, non è opinabile come cosa. Siete mm. stupidi, siete stupidi. Mm. Per il fatto delle indagini, cazzo, in realtà era anche la questione del mostro di Firenze era davvero risolta. Infatti, Pacciani libero. No, no, no. Poveraccio. E quindi, eh, ovviamente... Noi ci dissociamo da ogni cosa che abbiamo detto compromettente in, questo, in questa ora, ora quasi e mezza Però appunto sono contento di aver fatto anche la, la parentesi true, true Crime Perché appunto è un fenomeno che ripeto in parte si lega agli slasher Però che sta spopolando e qua ci sarebbe da fare un altro discorso di un'altra ora e mezza esatto. eh, Che io accen accenno solo e, chi e chiudo velocemente Uh, cioè, ovviamente che parte dal fatto che noi siamo irrimediabilmente attratti dal macabro, dal passaparola dal voler scoprire mm. uh, la follia umana dove si spinge perché dall'altro lato noi abbiamo uh, i, i, i garanti della giustizia ovvero gli Sherlock Holmes di turno, no? Eh, io ho nominato Sherlock Holmes non a caso perché io in un seminario in università interessantissimo si approfondiva proprio la figura di Sherlock Holmes nel XXI secolo, ovvero cosa ci può raccontare oggi eh, il giallo alla Sherlock Holmes, il giallo deduttivo il, mm. mh, o comunque la figura semplicemente di Sherlock Holmes, perché va così tanto di moda o comunque è andata di moda vedi serie come Sherlock, eccetera, eccetera, perché in un mondo così... Uh, eterogeneo come il nostro uh, pieno, uh, ri, uh, pieno zeppo di prodotti di massa di prodotti appunto mercificabili e comunque un mondo uh, governato anche dalla tecnologia che ci disorienta il metodo di Sherlock Holmes deduttivo matematico che rimette in ordine la psicologia umana e corregge gli errori arresta i cattivi eccetera è un eroe che noi stimiamo e di cui abbiamo bisogno nel XXI secolo perché e ci dà sicurezza ed è questo il, secondo me uno dei motivi per cui il true crime sta spopolando tanto perché ci troviamo in, in un'era dove tutto è iperconnesso e siamo sovrastati dai contenuti e il true crime ci mette davanti a degli aspetti della società in cui noi ci ritroviamo e che su cui la gente vuole far luce e vuole mettere ordine. Non so se passa il discorso che volevo fare, è un discorso molto, molto complesso, molto molto complesso. Eh, cioè dovrei prendere, riprendere veramente gli appunti e rileggerli eh, da capo a fondo per, per essere più chiaro però è affascinante secondo me è per questo che è affascinante poi che a me all'orexio non piaccia perché appunto si è arrivati a una deriva totale questo purtroppo è la verità è un altro conto comunque penso che siamo riusciti a esaurire tutto l'argomento, anche il si dissocia intanto, con sì, sì. <ride> qualsiasi cosa sia successa per questa sera. Noi vi ricordiamo, comunque, dopo esserci dissociati, che abbiamo uno shop dove comprare le magliette, le cose come quella di Stefano. Purtroppo non la felpa di Morbius, ma quella dovrete trovare, comprarla da... Da... dal tac direttamente in... all'asta tra poco. Faremo <ride> uscire l'asta su ebay. Bravo. Eh, oppure base, base d'asta 1000 euro esatto, se volete, ve la può mandare anche non lavata dopo una bella giornata di sport. Ma solo per intenditori, e eh, 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 niente. Coffee. Se volete invece farci l'elemosina e regalarci un caffettino o qualcosina, così tanto per in più ricordatevi ma... di abbonare. No, finisci con gli abbonamenti. L'abbonamento di Prime Video, comunque, potete fare con Amazon Prime. Potete fare l'abbonamento gratuito che a noi fa solo del bene, a voi non cambia un cazzo. Ma... Ma adesso, partendo da voi due, eh? ognuno consiglierà un film di Halloween per domani. Film di Halloween per domani. Allora, ecco. vai, Ste. Uh, devo guardare la... Bravo, la mia... Esatto io l'ho detto ma allora. non mi sono preparato infatti non mi sono così a bruciavelo per non essere scontati cioè eh, porca miseria aiuto no oh. merda allora dove, cazzo dove posso sta? vedere dove posso compulsare uh, dove vuoi io sto a vedere sul letterbox eh, appunto vuoi. io scemo che non vado a vedere sul letterbox uh, film vediamo un po No, i miei non i film. Allora, film per domani, ma Slasher, allora, perché Slasher io vi consiglio X se non l'avete visto ancora perché è figo, ma l'abbiamo già parlato, se no, horror in generale. Molto figo. Che mi è piaciuto un fottio, Che, che dovete vedere per forza. È Il colore venuto dallo spazio con visto. Nicolas Cage ed è fighissimo, secondo me è. Una delle trasposizioni precise di Lovecraft più belle degli mm. ultimi anni e comunque un film incredibile da ogni punto di vista, con... angosciante all'inverosimile, bellissimo. Allora io invece farò, farò un po' la giocata caotica, caotica, non so, caotico-caotico, okay. eh, perché è un film che paradossalmente recupererò anch'io probabilmente ad Halloween, perché l'atmosfera mi sembra giusta, è un horror, quindi non l'ho visto, però ne ho, ne ho sentito parlare bene, nel senso che potrebbe essere una merda colossale come potrebbe anche essere l'ennesimo film con Nicolas Cage, figo. Che è Willy's Wonderland con Nicolas Cage. Ho eh, sentito. Film del 2021 di Kevin Lewis, mm, un, un horror action. Eh, ed è praticamente, da quello che ho capito a grandi linee, mm, Nicolas Cage contro degli animatronics che se lo vogliono, se lo vogliono inculare. Fine. <ride> Cioè, nel ah, senso, ma, se, eh, aspe ma, ma è quello che è il film di Five Nights at Freddy, se ne sa è ne isp ispirato da penso isp proprio di sì. ispirato da Five Nights at Freddy's Porca droga, a me pare una monnezza inverosimile è, è, io sono curioso è per, è per questo che lo consiglio io voglio, voglio, capire, voglio capire però se, se voglio fare il serio mo, torno a vedere un attimo questo era il consiglio meno serio il consiglio serio secondo me Vabbè, anche se non è un horror, Don't Tag Me I'm Scared vale, come, eh, anche se è una serie. Uh, perché quella fa, fa, fa paura forte, soprattutto se vista da soli alle, no, alle tre di notte. No, non la conosco. No, Don't Tag Me I'm Scared credo che sia uh, una delle serie evento uh, più, che ha fatto più boato negli ultimi anni. Sono solo sei episodi. Eh, tra l'altro su YouTube, eh, poi no, credo, credo, ci, credo ci siano ancora, cioè, il primo episodio è del, è del 2011, l'ultimo è del 2016, eh, ed è una sorta di... ha ah, questa impostazione alla Muppet, no? Dove ci sono tutti questi personaggi caratterizzati per le cose che fanno, eccetera, eccetera. Però poi, man mano che va avanti, prende una deriva meta cinematografica mm. eh, surreale eh, horror eh, m, incredibile eh, che, eh, che tra l'altro ha anche degli inserti gore abbastanza aiuto Beh, no? che, io, che io ricordo di aver visto nel 2000, sì penso 2016-2017 eh, durante un campus ero un, 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 con degli amici e, mh, ci, non siamo morti di paura però c'è rimasto quindi già il fatto che lo, che lo citi perché me lo ricordi a memoria può funzionare secondo me però è una serie non è un film mm -hmm. Vai, allora vabbè. a nefasto come gli ho detto prima ma anche a, lo a Lorenzo eh. recuperate The Strangers che va sì. che mi direte che è una cagata ma a me è, pi eh, è piaciuto eh. poi per chi è più in là con l'età gli ho letti adesso, film che ho visto Fuga Credo... da Reuma Park no, no, capisco che possa annoiare, annoiare no, però che possa um, a dei giovani possa non essere molto gradito la casa dalle finestre che ridono ah bellissimo mm -hmm. poi le streghe di Salem ah quello di Rob Zombie sempre bravissimo bellissimo e anche un consiglio cult che è diventato cioè che Penso che pochi mi conoscano, spero che voi l'abbiate visto, film sottovalutatissimo, vedetevi di Wes ovviamente, Nightmare Nuovo Incubo, film che non ah, è... si è inculato, sì. ma per me dopo il primo sì. è il migliore. Nightmare sì, è, 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 quello, è quello metacinematografico. Bravissimo, bravissimo. Bellissimo, A me piace. Da piccolo l'ho rivisto anche da più grande. Per me rimane un piccolo. Nightmare 7, diciamo, per, per quelli che vogliono fare sì, esatto. più veloce. Sì, no, io sì, sono Yes. Tanto, tanto potete recuperarlo anche in differita, così siete sicuri di, di ricordarvi tutto. Poi, vabbè, se, se vogliamo fare proprio i consigli così di film horror che non dovreste perdervi, ma che cioè, conoscono tutti, eh? il primo che mi viene in mente è Coraline, tra i super mega inflazionati. Eh, se proprio vogliamo dire tutto, tutto l'ultimo comunque... che è anche in, eh. infarcito di jump scare fatti bene di un maestro eh. anche questo mm. lo vedi al cinema Drag Me To L. Mm. Drag Me To Hell che la gente, sì. la gente odia purtroppo ma sì. ah, bello Vabbè, anche con un po' di jumpscare ma sempre bello è il, è il primo Conjuring è figo sì mi ricordo la sì, no. scena che, che misero al trailer non so perché, quella eh. da dietro sì, no, abbiamo io... detto tutto, ragazzi. Mm. Mi sa, sì, sì. no, penso, penso di sì. No, io probabilmente è l'unico film. Non Simone, Simone ho... consiglia Somnia. Poco conosciuto, no, io invece, l uni... L uni... il film che io ricordo proprio in maniera vivida. Eh, se sempre con le mie diciamo. Eh, con i miei consigli un po', un po' eh, borderline. Un film che mi, mi fece cagare sotto da piccolo, ma ovviamente mi fece cagare sotto da piccolo specifichiamolo. Eh, e Sicuramente oggi non mi farebbe cagare sotto, ma che all'epoca risultava com risultava come una svolta, diciamo, nel, nel, nel franchise. È un film di Scooby-Doo. Attenzione. Scooby-Doo. Eh, Scooby-Doo è l'isola degli zombie del 1998 dove se, se ricordo male è il primo film di Scooby-Doo dove i cattivi non sono mascherati ma effettivamente c'è questa sorta di invasione zombie paurosissima e da piccolo io mi cagavo sotto io non riuscivo a guardarlo questo film dall'inizio alla fine uh, quindi se, se volete recuperare un pezzo di storia dell'animazione horror fate pure è uno dei miei film preferiti Uh, del genere non è slasher è, però è comunque secondo me interessante dai, allora abbiamo fatto una bella carrellata anche di, di consigli per tutti. Allora, direi che possiamo davvero andare in chiusura. Grazie mille per averci seguito, grazie mille a Nefasto e al Tac per essere stati qui a parlare di cagate. Ricordate di vedere Morbius uh, in ogni momento. Quello è il vero vita. horror che non, che non potete Etatto. mancare. Guardate, ogni lo se... sticker così, voglio lo Vai, sticker. sticker. Fate lo sticker a. Aspetta, mi metto, mi metto tipo in posa. Tipo, no, al contrario, così. <ride> esatto. Okay. Perfetto. Lo, lo, lo stamperemo da qui. E, e niente, grazie mille. Buon tutto, Halloween non... e buonanotte. Esatto, ci vediamo la prossima. Buonanotte. Ciao, ciao.